Salve a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video di Jack Review. Oggi recensiamo il nostro primo orologio sovietico del canale, ovvero un Vostok. In questo caso un'edizione speciale, quindi un'edizione che si può trovare all'interno del sito di Meronom come edizioni SE, che sono molto più contemporanee. Questa sarà una reedizione dello storico GMT di Vostok, però in cassa Neptune. Facciamo l'apertura della scatola. Ovviamente arriva nella sua busta originale in controscatola, come viene spedita da Meronom. Questo è un finto unboxing, in quanto l'orologio l'ho già usato e testato per diverso tempo. Da notare qui, io l'ho incollato, però generalmente arriva come un fogliettino, diciamo, la ricevuta dell'acquisto. In questo caso il coupon insalata, che è il coupon del canale Russian Watches Review. Comunque andiamo avanti con l'unboxing. Togliamo questa piccola spugnetta. Ed ecco qua. Questo è il GMT di Vostok in cassa Neptune. Sta nel suo classico cuscino in semipelle. Qui sotto troviamo il libretto di garanzia con il nome del movimento e marchiato, in questo caso l'anno di produzione della fabbrica Meranom. Questo è un modello proprio nuovo, appena prodotto, il 2020. Sotto troviamo, beh, io ho lasciato le pellicole e le maglie in più del bracciale, che come vediamo sono maglie piene. Molto carino. Ora diamo un'occhiata più da vicino all'orologio. Allora, analizziamo più da vicino l'orologio. Vediamo la tipica cassa Neptune, una cassa storica di Vostok, con i suoi finali particolari. Quindi è un po' problematico acquistare bracciali o cinturini aftermarket. Però, per fortuna, su Meranom troverete anche gli adattatori per ulteriori cinturini o per ulteriori bracciali, e vi lascio il link in descrizione. Allora, parliamo innanzitutto di questo orologio. Questo orologio monta un calibro 24-26.12 di Vostok, con le sue classiche 19.800 alternanze l'ora. Abbiamo la secondina, dei secondi qui. Vediamo l'azionamento della corona. La corona, come vedete, è marchiata. La corona presenta il tipico gioco degli orologi di Vostok. Non vi preoccupate, non è un difetto dell'orologio, è proprio un loro brevetto che sfrutta, diciamo, questa sorta di ammortizzazione della corona per evitare degli urti e per rovinare il movimento all'interno. Allora, facciamo il primo scatto e vediamo che ovviamente al muoversi delle ore e dei minuti si muove anche la sfera GMT, in quanto in questo movimento qui la sfera GMT è su base 24 ore, ma non è indipendente. Quindi, per segnare un secondo fuso orario, bisogna appunto girare la ghiera. Avvitiamola e vediamo che è provvisto anche questo calibro di carica manuale. Sentite il feedback. Tutto carico.
l'ho indossato anche oggi, quindi era completamente carico il movimento. Osserviamo il bracciale. Il bracciale è peculiare di queste edizioni speciali di Vostok. Generalmente Vostok non, diciamo che non si distingue particolarmente per la sua qualità per quanto riguarda i bracciali, mentre per queste edizioni speciali generalmente, come potete ben vedere, utilizza maglie piene. È un bracciale di ottima fattura, da notare la parte centrale lucida contro le parti esterne satinate in maniera verticale e la parte laterale del bracciale lucida. La clasp logata con il simbolo di Vostok e questa chiusura che non è per niente scontata su un orologio di questa fascia di prezzo, davvero molto carino. Sotto invece vediamo sul fondello scritte in cirillico che dovrebbe esserci scritto, l'ho fatto tradurre da un amico russo, c'è scritto edizione speciale. Acciaio, il materiale della cassa e Vostok. Ora tolgo un attimo il bracciale così vi faccio vedere bene il movimento. Per fare questo lavoro ovviamente non andrò a togliere la maglia centrale, ma smonterò direttamente con questo piccolo attrezzino il bracciale dalla clasp. Ecco qui, lasciamo da parte lo spring bar. Ora con il classico attrezzino che troviamo nel kit dell'orologiaio della domenica. Mettiamo a misura per non graffiare la cassa. Come potete notare, il fondello è molto particolare perché è chiuso con un fondello che non è a vite, ma presenta questo anello esterno che è una sorta di brevetto che viene utilizzato per i bocchettoni delle barche, quindi viene utilizzato in nautica. Ecco qui il movimento Vostok GMT. Vediamo quanto cambi. Voi magari non avete metodi di paragone, ma io ho aperto altri movimenti della Vostok, quindi nel caso dei Vostok più classici, e vi devo dire la verità. Nei Vostok SE, come in questo caso, ma poi vedremo anche un altro modello di un'edizione speciale, come notate abbiamo delle piccole chicche che non ci sono nei modelli classici, ovvero l'anello fermo movimento in metallo, il rotore personalizzato perché è molto carino, e queste piccole decorazioni che diciamo non sono per niente comuni negli orologi russi. Vediamo qui il nome del movimento, come abbiamo visto prima, il 2426.12. Vediamo che la carica è bidirezionale. Molto bene. Ora lo richiudiamo. Ok, ora torniamo a parlare di lui, vediamolo un po' più da vicino di nuovo. Analizziamolo dal punto di vista adesso dimensionale. Vediamo che come è composta questa cassa Neptune. Abbiamo un diametro cassa di 40 mm per
un diametro della ghiera di 38,1 mm e un lag to lag di 39,4. Che è un po' particolare questa cassa. Devo dire che però queste misure risultano essere davvero molto 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 comode per quanto riguarda la vestibilità. Infatti, nonostante queste misure di cassa, risulta essere un orologio abbastanza presente al polso, ma permette appunto di essere utilizzato in maniera molto tranquilla anche dalle persone che hanno il polso piccolo. Notiamo invece i piccoli graffi che si sono creati. Provo ad indicarveli in questo modo, ce n'è una leggera scoriazione che si è creata. E poi altri piccoli graffi che sono difficili da farvi vedere, ma ve li mostrerò con delle foto. Questo perché il vetro è un plexi, però poco male questi graffi, tanto la cosa buona del plexi è proprio il fatto che si può lucidare in 2 minuti con la pasta Poly Wash. Ora io non ce l'ho qui in questo momento, altrimenti ve lo farei in diretta, però vi metterò il link in descrizione anche per quanto riguarda questa pasta, perché è molto utile per quanto riguarda qualsiasi tipo di orologio che presenta appunto questo tipo di vetro. Se così ora riesco a farvi vedere un po' di riflessi con i graffietti. Però c'è da dire che questo orologio io l'ho vissuto per bene, l'ho usato davvero tanto e mi è stato molto utile per quanto riguarda la funzione GMT. Questo colore io devo dire essere proprio fantastico con questo quadrante. Vi faccio vedere adesso, vi farò vedere meglio il quadrante con qualche ripresa un po' più in macro. E nulla ragazzi, questo è il Vostok. Vi ricordo che per l'acquisto vi metto il link in descrizione sul sito di Meranom dove è possibile acquistarlo. Vi ricordo che è un'edizione speciale che molto spesso va in out of stock, ovvero va fuori produzione, però spesso e volentieri li rimettono, non so fino a quanto continuerà la produzione di questi GMT di Vostok. E con il codice insalata del nostro amico di Russian Watch Review avrete il 5% di sconto e ve lo consiglio e straconsiglio perché è davvero non credo che si possa trovare in commercio un altro GMT sotto la fascia dei 200 euro ma che abbia pure queste caratteristiche, quindi è un piccolo miracolo da parte di Vostok. Grazie di aver visto anche questo video, vi ricordo di lasciare un like e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di unirvi magari al mio gruppo Telegram dove siamo una piccola comunità di appassionati, ci confrontiamo per quanto riguarda gli orologi, diversi movimenti, e lì a volte pubblico anche qualche offerta, qualche codice sconto. E
e al prossimo video di Jack Review.